Bentrovati a Mediamente in Cucina. Oggi prepariamo un piatto con un ingrediente semplice ma davvero particolare. Sto parlando della colatura di alici. Questo prodotto che si ottiene dalla lavorazione del pesce azzurro è davvero particolare e dà un sapore ineguagliabile. Lo accompagneremo a degli spaghetti alla chitarra, una pasta fresca, curiosa e davvero importante, ma non difficile da preparare. Andiamo a vedere gli ingredienti. Gli ingredienti per questa ricetta: abbiamo della semola rimacinata, della farina 0 di grano duro, dell'acqua, dell'olio Evo, del pane grattugiato, abbiamo la nostra colatura di alici, un limone, buccia edule, del prezzemolo fresco, dell'aglio, sale grosso e pepe quanto basta. Iniziamo la ricetta con un'infusione di questi ingredienti nell'olio. Una padella ben calda, non bollente, quindi riscaldata bene, ma non deve essere a una temperatura elevata. Metteremo questi ingredienti e lasceremo assieme all'olio in infusione per circa un'oretta, se possibile. Se invece i tempi vostri non lo permettono durante l'esecuzione, almeno una mezz'oretta. Bene, allora, se non volete un sapore d'aglio forte, potete solo passare l'aglio sulle pareti della pentola, o se no altrimenti potete metterne delle fettine come piace a me, perché a me l'aglio piace sentirlo. Comunque cominciamo a mettere i gambi di prezzemolo nella pentola, così io poi ci metto anche dell'aglio proprio a fettine sottili sottili. Qua. Ci mettiamo anche della buccia di limone, ecco qua, così ne mettete un po' che dà un buon sapore. Facoltativo, magari potete mettere anche del peperoncino. Il peperoncino dà questa piccantezza alla ricetta, senza esagerare. A me piace sentire appena appena, però diciamo che un pochino ce ne vuole. Potete usarlo fresco, potete usarlo secco, insomma quello che volete. Adesso ci mettiamo copiosamente il nostro olio. Io faccio delle porzioni normali, quindi farò due porzioni da 100 grammi e diciamo che questo è l'olio che serve. Benissimo. Bene, lasciamo in infusione in questa pentola calda almeno un'oretta o mezz'ora, come ci siamo detti. A dopo. Per i nostri spaghetti alla chitarra procediamo con la pasta fresca. Uniamo in questa ciotola la semola rimacinata, 250 grammi, la farina di grano duro 0, 150 grammi. E cominciamo a dargli una mescolata e andiamo ad aggiungere l'acqua, non tutta assieme. Mettiamo una parte così e cominciamo a mescolarla. L'acqua sono 180 grammi circa, poi vedremo come sarà poi l'assorbimento della farina e quanta acqua richiederà. Comunque di solito non andiamo mai oltre i 180. Abbiamo ottenuto questa palla impastando le farine, adesso andiamo a lavorarla per circa un quarto d'ora e poi la lasceremo riposare per circa mezz'ora coperta in una ciotola. Quindi andiamo a lavorare la nostra pasta. Abbiamo impastato per 15 minuti e abbiamo ottenuto la nostra pasta. Vedete com'è bella liscia. Andiamo a farla riposare in una boule
e la copriamo con la nostra pellicola e la lasciamo riposare per circa 30 minuti. A dopo. Per la nostra ricetta andremo a preparare anche il nostro pan grattato, che tosteremo in un pentolino aggiungendo dell'olio. Pentolino, mettiamo il nostro pan grattato, quanto ne basta. Cominciamo a farlo tostare, alziamo la temperatura. Adesso aggiungiamo dell'olio, qualche goccia, così. Mescoliamo. Ecco. E andiamo a farlo tostare. Come vedete, abbiamo tostato il nostro pane aromatizzato all'olio, si è imbrunito e lo andremo a usare poi dopo, alla fine, sono i nostri spaghetti alla chitarra. La nostra pasta, dopo riposato, l'ho tagliata in panetti e adesso andiamo a tirare la pasta, a fare della sfoglia che poi verrà utilizzata per fare i nostri spaghetti alla chitarra. Ottenute le nostre sfoglie, adesso procediamo a preparare i nostri spaghetti alla chitarra usando l'attrezzo classico tipico della cucina abruzzese, detto appunto chitarra, dove vedete ci sono delle corde come se fosse una chitarra. Si va a mettere sopra la sfoglia tipicamente sui 3 mm e poi si va a passare sopra un mattarello schiacciando e praticamente si formeranno i nostri spaghetti. Date una pressione abbastanza importante di modo che si riesca proprio a far passare la pasta attraverso queste corde. Ecco qua, così. E adesso andiamo a suonare la chitarra per far sì che i nostri spaghetti possano passare. Ecco, e abbiamo i nostri spaghetti. Andiamo a separarli leggermente e procediamo con le altre sfoglie. Bene, ho messo dell'acqua a bollire in una pentola mettendo la metà del sale che mettete ogni volta che cuocete la pasta. Vedete i nostri spaghetti alla chitarra, fra poco saranno pronti per essere cotti. Poi ho tritato del prezzemolo che andrò ad aggiungere alla mia infusione. La mia infusione, che comunque andrò a liberare dalle bucce e dai gambi di prezzemolo. Metteremo poi del prezzemolo fresco. Ecco, le più grosse le lasciamo. Le togliamo, scusate, invece le più piccole le lasciamo. E questo pezzettino d'aglio lo lasciamo, togliamo appunto. Ecco qua. Bene. Adesso andiamo ad aggiungere la nostra colatura di alici. Per ogni 100 g di pasta bisogna mettere almeno un cucchiaio. Ecco. Io ne metto un pochino di più perché mi piace più saporita. Poi, se volete, potete aggiungerla anche dopo, se per caso per voi non è abbastanza. Andiamo ad amalgamare questo intruglio, così gli diamo una bella mescolata e fra poco, vedete, si sta uniformando. E appena cotta la pasta andremo a scolare la pasta direttamente nella padella a freddo, senza calore, e andremo a saltare la pasta in questo intruglio.
Per ora gli mettiamo una parte di prezzemolo, così, e andiamo a mescolare ancora. Molto bene. La nostra pasta fra poco verrà cotta, appunto la nostra acqua ormai sta bollendo. Mettiamo un filo di olio, perché la pasta fresca tende ad attaccarsi, vedete? Diamo una bella mescolatina, così, vedete la nostra bellissima pasta, spaghetti alla chitarra, e niente, adesso andiamo a tuffarlo in acqua. Subito diamo una bella mescolata, e non appena la nostra pasta sarà cotta, ci vorranno circa 3 minuti, non di più, potremo tuffarli nel nostro intorno. Bene, come vedete la nostra pasta è cotta, andiamo a scolarla. Bene, allora vedete i nostri spaghetti, e adesso andiamo a farli saltare a freddo in un primo momento, poi andiamo anche ad aggiungere un po' di buccia di limone, così, una bella grattatina. Ecco, facciamo saltare ancora. Vedete come si sta amalgamando bene, e ci sono dei profumi pazzeschi, eh? E adesso andiamo ad impiattare il nostro bel piatto nero. Cerchiamo di fare un bel nido. Ecco, vediamo un po' questa pasta fresca. Facciamo così. Ecco qua. Non è un nido precisissimo, ma comunque ne possiamo aggiungere ancora un po'. Molto bene, ok. Adesso ci mettiamo un bel cucchiaio del sughetto che si è venuto a formare, così, benissimo. Ci mettiamo il nostro pane, prima un pizzichissimo di pepe, che sicuramente pepe bianco, eh. E poi ci mettiamo il nostro pan grattato, che per tradizione viene considerato il parmigiano dei poveri, ma sicuramente dà un gusto molto importante. E alla fine ancora pochissimo prezzemolo e un giro di olio a crudo, così. Ecco, questi sono gli spaghetti alla chitarra con colatura di alici, un profumo che dovreste veramente sentire perché è pazzesco. Sale questo aroma di alici accompagnato all'aglio con la fragranza del prezzemolo, si sente il limone, e niente, ragazzi, non vedo l'ora di assaggiarli, ma provate anche voi e divertitevi. Alla prossima!